Eccoci qui, benvenuti su Ya Radio, conversazioni e curiosità sul mondo dell'arte. Si tratta di un nuovo progetto, ogni mese tratteremo una tematica differente con artisti giovani ed esordienti che ci accompagneranno in questo viaggio. Ci troverete ogni mercoledì alle 18.30 qui sulle nostre storie di Instagram. Questo giugno 2020 parleremo di arte e musica. Io sono Elia e siamo in collegamento con Enrico Pescarolo, musicista internazionale, laureato alla London College of Music e appassionato della musica e soprattutto grande cultore. Ciao Enrico, grazie mille per essere Ciao. Con noi. Ciao Elia, tantissimo piacere. Allora, questa sera io e Enrico parliamo un po' delle copertine degli album, in particolare quelle fatte da artisti, soprattutto quegli artisti che veramente hanno cambiato il modo di vedere una copertina e sicuramente anche la trasformazione in un'icona di quello che è alla fine un oggetto che ognuno si può comprare e che però appunto grazie all'aspetto visivo e soprattutto a quello sonoro musicale regala così tante emozioni. In particolare vorrei un attimo vedere degli album che sono stati anche per me veramente di ispirazione, soprattutto anche nell'ambito musicale. Faccio riferimento a Non Pleasure, che è molto banale, però ha cambiato veramente le sorti di una copertina, cioè con la sua grafica in bianco e nero, quasi minimalista, che però ha una storia veramente, veramente interessante, vero Enrico? Esatto, sì. Diciamo che è uno di quei casi in cui forse la copertina è ancora più famosa del disco. Molte persone che magari non conoscono il Joy Division sicuramente in qualche modo hanno visto già questa copertina. Effettivamente sì. Tante altre. Sì, beh, poi l'hanno stampata praticamente dovunque quella grafica. Sì, infatti. E niente, che dire su questo disco? Il disco esce nel 1979, l'album d'esordio appunto dei Joy Division, e la copertina è stata disegnata dall'artista Peter Saville, che ha preso come ispirazione per il disegno grafico delle onde radio del primo pulsar mai registrato, quindi di una stella a neutroni. Mi sembra che l'abbia scoperto il batterista, nel senso l'idea per quest'album, che poi appunto l'ha fatta vedere a Saville e gli ha detto: oh, complimenti, che bell'album, l'hai proprio creato ad hoc, ci volevano gli astronomi. Sì, che poi in realtà la band stessa inizialmente aveva intenzione di farlo con il fondo bianco e il disegno nero. Ah, quindi sì. Poi invece fu un'idea di Saville quella di invertire i colori, di dare appunto con questo sfondo nero una sensazione più di spazio profondo. Ah beh. Questo, il tema della copertina. Sì, che poi appunto lui anche diceva che era sì geometrica ma anche sensuale. Credo che la cosa più sensuale sia appunto che tutto sia messo in uno sfondo nero, come se sì, appunto fosse sì. Tutto oscuro e anche intrigante per questo. Sì, e poi diciamo che oscura e intrigante, come hai detto tu, riflette molto anche le sonorità dell'album e comunque del genere musicale in generale, post-punk, gothic rock, sì. Appunto i Joy Division sono sostanzialmente i fondatori, se vogliamo. Eh sì, insomma, è finita l'epoca dell'ingenuità anche nella musica, credo che da quel momento l'abbiano capito tutti. La rabbia del punk, l'aggressività a cui il Joy Division, diciamo che viene un po' abbandonata e intraprende invece percorsi più introspettivi e malinconici. Alla fine io li avevo sentiti praticamente quando, non dico che ero piccolino, però sui 13-14 anni così mi era capitato quell'album. Sono partito subito perché l'avevano visto tutti nella copertina, non li conoscevo neanche. Poi ho visto questo CD e ho detto, cavolo, chissà cosa contiene, chissà cosa c'è dentro. E mi si è aperto un mondo, totalmente... totalmente sporco, totalmente, non so come dire, quasi che non si sogna più. Sì, verissimo. E poi questo album, diciamo che
contiene alcuni dei pezzi più innovativi dei Joy Division, come She Bangs, She Lost Control, Disorder, sì, o New Down Fate. Un album estremamente importante in tutti i sensi, sia visivamente che a livello di sonorità. Un album alla fine accompagna la propria copertina e anche viceversa, quando invece ci sono delle copertine che accompagnano gli album, perché magari mi capita di sentire degli album che appunto dimenticati o comunque che non si sentono tuttora con gli amici, così non arrivano, diciamo, da loro, e invece tu magari la riconosci per la copertina. E quindi è anche un po' paradossale, perché te la ricordi più per la copertina che esiste che non per le sonorità dentro. Verissimo. Cioè, molti magari i Velvet Underground non sanno chi siano, oppure li hanno magari ascoltati poco, però riconoscono subito la copertina, quella di Andy Warhol, del primo disco del Velvet Underground e Nico. Assolutamente. Cioè, la banana che ha fatto la storia. Questa banana, appunto, disegnata da Andy Warhol, ma le prime stampe del disco, quando uscì nel 1977, avevano un adesivo sulla copertina, in modo tale che questo potesse essere tolto, e questo adesivo era a forma di buccia di banana, e sotto l'adesivo c'era appunto la banana sbucciata. Okay, mi sarebbe piaciuto averla. Però avere l'album così. Ce ne sono pochissimi esemplari, cioè sono proprio la delizia dei collezionisti, veramente, sicuramente non ce li possiamo permettere. Esatto, e poi è anche quello il concetto interessante, cioè che alla fine molti album sono anche ad edizione limitata, e quindi appunto i collezionisti pagherebbero tantissimo per prenderli, che poi alla fine è soltanto per il numero, perché alla fine l'arte, poi comunque stiamo parlando di un'arte che deve essere commerciale per forza, perché deve essere ristampata, però è anche quella la cosa affascinante, renderla proprio non unica ma fruibile a tutti, come deve essere la musica alla fine, e sì, come anche deve essere l'arte. Sì, come poi restando in tema Andy Warhol, come era sostanzialmente l'idea della pop art. Esatto. Andy Warhol, questa arte applicata al consumismo. Sì, sì, perché alla fine è di quello che si tratta. Cioè, facciamo finta, magari, non so, negli anni 80 così, che era in piena epoca del consumismo, uno era già abituato a vedere in mezzo, non lo so, al centro commerciale così milioni di scatole. Negli anni 60 ancora era una cosa, cioè stava mettendo piede questa situazione, vedere tantissime cose come appunto fa Andy Warhol, messe di fila in serie, era quasi impressionante, però era il futuro, comunque quello già preannunciato, diciamo. Sì. E poi questa banana che secondo me vuole essere la provocazione finale con questo disco d'esordio della band, visto che anche le tematiche del disco sono estremamente... Vabbè, sono belle pesanti. Oscure, controcorrente, estremamente provocatorie, no? Infatti si parla di droga, si parla di sesso, si parla anche addirittura di sadomasochismo, insomma. Sì, sì, c'è tutto. È proprio un album anche per scioccare questo pubblico di fine anni 60 che era fin troppo ben pensante. E anche qui si perde l'innocenza, perché si arrivano dalle realtà che, a parte Andy Warhol, Lou Reed e gli altri, non erano così famose, soprattutto in quegli anni. Cioè, si sapeva che si facevano queste cose, non credo. Si sapeva soltanto da quelli che appunto bazzicavano per la strada tutto il giorno e che stavano, insomma, senza una dimora, sempre nomadi che andavano in giro a cercare anche delle sonorità, un modo per interagire col mondo, per stare bene, insomma. Però a loro modo, diciamo. Sì, perché poi diciamo che questo disco è il risultato di una serie di jam session estremamente produttive e con
comunque diciamo largamente ispirate dall'uso di sostanze stupefacenti, e diciamo con questo album sostanzialmente nascono alcuni generi musicali tra l'altro più disparati, tipo il proto-punk se vogliamo, con alcuni pezzi si sentono già delle sonorità quasi diciamo punk primordiali, qualcosa di psichedelico, qualcosa di art rock, inteso come rock come forma d'arte, diciamo. Nico Reed e John Cale è riuscito a creare solamente il capolavoro di fine anni 70. Credo che hai pienamente ragione. E poi appunto copertina famosissima, che ha avuto anche tantissimi problemi, tra virgolette, per il commercio, se non fosse stato Andy Warhol alla fine il produttore, perché io mi immagino con una copertina del genere negli anni 60, inizio anni 70, mi immagino cosa sarebbe successo se un produttore a caso gli avesse detto devi farmi questo disco. Veramente è solo grazie al nome di Andy Warhol che questa copertina è stata pubblicata ed è diventata l'icona che conosciamo tutti. Eh sì, perché sennò l'arte in questo caso non si sarebbe attuata, non sarebbe riuscita ad arrivare a tutti. No, perché appunto all'epoca dell'uscita di questo disco anche un nome come Lou Reed, a parte che magari nell'ambiente dei club di New York non diceva niente a nessuno. Eh sì, quindi ha dovuto trovare la Factory. Enrico, ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi stasera. Davvero grazie. Io sono Elia e siamo in collegamento con Nicolò Misrachi, artista visivo, musicista, polistrumentista e mio grande amico. Ciao Nicolò, benvenuto su Ya Radio e grazie per essere qui con noi. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, io e Nicolò oggi siamo un attimo più intimi perché parliamo di un aspetto che ci riguarda entrambi, ovvero quello di essere sia artisti ma anche musicisti. Intraprenderemo un attimo la storia di quello che è stato essere sia artista e musicista, sia anche per quanto riguarda un'influenza totale in questi due ambiti. Io sono veramente molto felice di poter parlare con te di questa cosa perché appunto anche per esperienza personale ne volevo parlare da molto tempo e grazie a Ya Radio abbiamo l'occasione di farlo. E volevo sapere intanto com'è nata la tua passione per entrambi. Beh, innanzitutto piacere mio e ringrazio tantissimo ovviamente Ya e bellissima iniziativa e ringrazio assolutamente tantissimo te e Barbara per l'opportunità. Grazie mille. Allora, è un bel viaggio travagliato dal punto di vista insomma dell'arte figurativa. È iniziato un bel po' di tempo fa. già da bambino sentivo bisogno in qualche modo di sfruttare, insomma di sfogare la creatività. Avevo un po' anche gli impressionisti. Quando ero andato a una mostra da bambino mi aveva colpito questa mostra di impressionisti e da lì si è creata un po' questa passione per la pittura e per il disegno che poi mi ha accompagnato insomma fino adesso. E quando è che invece hai deciso che ci vuole un altro mezzo per esprimerti come quello appunto della musica? È stata più che una scelta, è stato proprio un bisogno che è nato qualche anno fa alle medie, quando ho iniziato appunto a frequentare questo corso di chitarra classica e quindi ad avvicinarmi anche alla chitarra elettrica. Insomma, la musica a un certo punto, oltre al disegno, ha iniziato a diventare la mia grande passione, no? E da quel momento ho sentito proprio come una sorta di voce interiore che mi diceva potevo benissimo sperimentare anche con la musica e sfogare la mia creatività. Non è stato facile perché non ci sono riuscito subito, ovviamente. È stato anche lì un percorso abbastanza lungo. Solo di recente poi sono riuscito a insomma, prendere un'ispirazione vera con la musica e riuscire a buttare giù qualcosa di originale, ecco. Eh beh, perché è stato anche difficile, lo capisco benissimo, perché anch'io, parlo per mia esperienza personale, che faccio colonne sonore per appunto per IA, ed è stato anche difficile integrarmi un attimo nel sistema della musica. A volte prendevo sempre riferimento più grandi, però vabbè, per
per le cose che faccio io, appunto, vanno un attimo fuori da quello che è il discorso della musica in sé, con le note e tutto quanto. Intendo proprio un sistema più ambientale, più, cioè, tipo, paradossalmente a me ha ispirato sempre di più David Lynch per la musica, perché comunque ha fatto dei brani così, molto anche interessanti, però quell'atmosfera che riusciva a ricreare, che so che non è fatta da lui, però quell'atmosfera sonora che riusciva a ricreare in quei film, mi ha colpito tantissimo, è stato proprio il mio quasi primo avvio per poi cercare appunto Il tuo nuovi primo amore, strumenti. diciamo. Eh sì, esattamente, quasi il mio primo amore. E invece, confrontandomi anche con te alla fine, in cui invece approcciavi una musica differente, tra virgolette, perché Niccolò Misracchi ha fatto da poco un album, e l'album si chiama Prophecy of Ephraim, ed è appunto Grazie. un album fatto appunto da lui, che si chiama Ecco, il suo alter ego praticamente, e ha delle Un album sue. bizzarro. No, però è molto, molto interessante perché appunto approcci sia una visione black metal, anche molto sinfonica, ed è proprio anche, si può intendere, correggimi se sbaglio, una colonna sonora, perché alla fine è un album di 35-40 minuti che ti accompagna senza interromperti, e quindi è fantastico anche perché hai proprio creato una storia. Ti ringrazio tantissimo. Comunque sì, perfettamente ragione. Sì, si potrebbe proprio definire anche come colonna sonora. Sì, diciamo, ho fuso insomma, le caratteristiche principali del black metal con la musica classica ottocentesca e mi ha ispirato ovviamente anche molto Beethoven. E insomma, ad un primo ascolto effettivamente potrebbe sembrare proprio una sorta di colonna sonora anche senza ovviamente parti vocali. Quindi si potrebbe diciamo, definire anche così. E che poi E è anche, scusami se ti interrompo, è anche molto interessante perché alla fine è proprio uno squarcio della tua anima che esce fuori, cioè io la vedo sempre così quando appunto mi esprimo, sia anche nell'arte visiva, però anche e soprattutto nella musica, è proprio, sono delle emozioni che escono fuori e non sai bene cosa ne uscirà, però alla fine orchestrandole riesci sempre ad ottenere un risultato che è molto simile a quello che stai provando. Anche gli artisti e i musicisti, soprattutto anche i musicisti quelli famosi. mi viene in mente Marilyn Manson, Ah, sì. Marilyn Manson sui suoi dipinti in realtà anche abbastanza criticati, si dice spesso che in realtà sia un po' una scusa, insomma, tutto un nome e si sia messo a fare questi dipinti abbastanza, hanno un loro carattere, sono abbastanza particolari, si vede che effettivamente diciamo, sono accomunati dal suo stile, si può dire, però spesso viene un po' bocciato, diciamo. Diciamo che non è proprio ben visto. Ecco, sfrutto un po' il nome, probabilmente. Però Esatto. parlando anche di artisti un attimo più contemporanei, tra virgolette, più esordienti, cioè parlando proprio di noi, facciamo che adesso si riguarda proprio noi. È difficile un attimo uscire da quel mondo in cui dici, ok, ci sono tantissime persone che fanno tantissima musica, magari fanno anche tantissima arte. Ed è difficile andare oltre, è difficile dire ok, adesso faccio la mia musica e la porto da una parte, chi mi ascolterà? È difficile come cosa, secondo te? Sì, decisamente, è molto difficile. E infatti, questo sono ormai 2 anni fa più o meno, quando ho iniziato il progetto, ecco, ero abbastanza indeciso perché effettivamente non sapevo se era giusto quel che stessi facendo, pensavo, ma ha senso, cioè, ha senso lasciare un attimo a parte, insomma, la pittura, il disegno, l'arte figurativa per passare a qualcosa che comunque, bene o male, da me non è ancora stata, cioè, esplorata in maniera abbastanza approfondita, insomma, cioè non ha. Prima di 2 anni non avevo composto ancora nulla, no? Mi sono appunto domandato, ma ha senso? Cioè, produrrò qualcosa che effettivamente ha senso di produrre? Insomma, riuscirò ad aggiungere qualcosa di nuovo nella scena attuale? Ci ho Certo. pensato tante volte, veramente tante volte. Eh beh, sì, soprattutto essendo anche giovani è anche difficile un attimo farsi vedere se non per quelle, diciamolo,
quelle canzoncine che poi tutti si ricordano e poi dopo un minuto non si ricorda ecco. più nessuno. Già, cioè, esprimersi proprio interiormente, ma anche appunto con l'arte, perché poi nasce proprio il diverbio, dici, ma perché io posso fare qualcosa in modo visivo, però nella musica, il maneggio dei temi che magari in quell'opera artistica non sono riuscito ad esprimere al 100%. Beh, dunque, allora diciamo che una volta preso il via, è stato all'inizio comunque molto difficile riuscire a capire come riuscire a buttare giù delle idee, ad ispirarmi proprio il fatto di melodia, di musica e non di qualcosa di figurativo, perché all'inizio il meccanismo sembra completamente diverso. È un po' strano, forse è quello ciò che mi frenava all'inizio, perché non so, pensavo fosse completamente diverso, mentre invece è come se avessi dovuto incanalare, diciamo, gli stessi pensieri, diciamo, lo stesso stimolo, però appunto attraverso la melodia. Quando appunto avevo iniziato a comporre le prime musiche, ti avevo ascoltato tantissimo, perché c'era sempre qualcosa che mi incalzava, non ho detto incazzava, ho detto mi incalzava, perché era proprio quello che io desideravo anche di sentire, oppure era proprio l'ispirazione del momento, era quel suono non preciso, non puro, però emozionante, mi hai preso l'animo e mi hai trasformato dei sentimenti, perché... Ah, figurati, anzi, in cui presente il signor Elia, a cui ho detto più volte di pubblicare uno straccio di album. Un giorno lo farò, te lo prometto. Ecco, perché tutti effettivamente dovrebbero poi poter sentire. Tra l'altro, composizioni veramente, veramente assurde, sono veramente assurde, veramente strane, che mi hanno tra l'altro ispirato veramente tanto, anche nell'album che ho fatto recentemente. Le tue creazioni sono state per me veramente, diciamo, anche illuminanti, secondo me assolutamente all'avanguardia, e possono fare benissimo il culo, tanto per cominciare. Tu fai benissimo il culo a tantissimi altri artisti, ecco. Va bene, lo spero, guarda, e lo speriamo anche tutti, perché alla fine siamo degli artisti giovani e vogliamo proprio, come hai detto tu, spaccare il culo, farci sentire quello che veramente vogliamo fare. Io ti ringrazio davvero tantissimo, Nicolò, perché senza di te questa puntata, non so, la volevo fare con te e basta. Ciao, ragazzi. No, grazie tantissimo a voi per questa iniziativa veramente stupenda. Grazie davvero. Grazie anche a Barbara, che è l'architetto assieme a te di tutto quanto. Che è sempre con me presente, anche se non c'è la sua voce, ma c'è sempre lei, sempre con questo progetto, sempre anche con Nico e con tutti i nostri artisti. Io sono Elia e siamo in collegamento con Rebecca Cardillo, giovane artista che sta studiando lettere moderne all'Università Statale di Milano e grandissima artista che veramente ha partecipato tantissimo alle nostre mostre, e siamo veramente felici di averti con noi. Ciao Rebecca! Ciao a tutti, grazie mille! Allora, io e Rebecca oggi parliamo un po' di quello che è il grandissimo disco di Caparezza, Museica, che oltre a essere un disco è proprio un viaggio attraverso tantissime tipologie di arte che ci hanno accompagnato e che, insomma, proprio un viaggio attraverso queste canzoni che sono veramente bellissime. Il penultimo disco dell'artista prima di 709, e appunto Museica sta a intendere proprio un museo sonoro in cui tutti possono partecipare, ed è veramente interessante come cosa. Che ne dici, Rebbi? Sì, è molto interessante, mi ho sempre un po' affascinato del fatto, è il mio album preferito di Caparezza in generale, ed è anche il primo che mi ha avvicinato un po' al cantante, ed è interessante come l'album sia proprio strutturato come se fosse effettivamente un museo, e c'è una canzone d'entrata, ogni canzone è come se fosse un'opera e invece di guardarla la ascolti, e c'è una canzone d'uscita. È molto interessante da questo punto di vista, mi ha sempre un po' affascinato, anche perché appunto, come ho detto, è il primissimo album che io ho ascoltato, che mi ha introdotto a Caparezza, e tuttora è il mio preferito. Sì, beh, perché alla fine lui ne ha fatti un po', appunto, sette di album così. Uh-huh.
Però questo qui è proprio quello incentrato sull'arte a 360 gradi, anche altre canzoni sono state ispirate all'arte, però questa qui è proprio una raccolta, è proprio come hai detto tu, come se fosse un museo che ti percorri con anche, sembra di pagare il biglietto quando devi entrare e poi ti dispiace anche quando devi uscire perché appunto parla di esperienze fatte attraverso i quadri, attraverso la sua esperienza visiva e anche emotiva di quello che ha vissuto. E poi anche culturale, cioè ci sono dei pezzi veramente assurdi. Abbiamo, non so, Figli d'arte, Mica Van Gogh, Avrai ragione tu, pure pezzi anche più malinconici come Fai da tela, Argenti vive, cioè è proprio un album anche emotivo che ti lascia incuriosito, così tanto incuriosito che poi ne vai proprio a sapere di più. Io mi ricordo benissimo quando avevo ascoltato Figli d'arte che era pazzesco. Hai mai avuto quella sensazione in cui dici, cavolo, mi sono sentito anch'io un figlio d'arte o comunque una sensazione del genere? Una sensazione del genere? No, però mi ricordo che ascoltando la prima volta il testo bene della canzone, mi ricordo che appena l'ho ascoltata ho pensato, è effettivamente così, guardando spesso, non lo so, le persone famose in TV o alla radio, si vedono spesso magari i figli di altri artisti che diventano a loro volta famosi, si sente dire, quello è diventato famoso grazie al padre, grazie alla madre, quando magari in realtà hanno anche loro dei talenti, vengono offuscati dalla gloria del genitore. Sì, no, che secondo me può essere appunto benissimo introdotta dal quadro di Goya, cioè di Sì, Saturno che mangia i fichi, che divora i figli. assolutamente sì, anche perché per come l'ho interpretato io personalmente, il fatto che è Saturno a divorare i figli, ho interpretato un po' come se fosse Saturno la gloria del genitore che divora l'esistenza del figlio, che lo conduce ad un'ombra e non fa risplendere di luce propria, diciamo. Eh beh, sì, che poi invece passando proprio da tutt'altra parte, una canzone un attimo più sì malinconica, però anche bella, bella pesante e cattiva, anche Argenti vive, che parla appunto, cioè nel quadro ispirato, illustrazione che è rimasta dal 1800 nelle edizioni della Divina Commedia di Dante, un'immagine veramente stratosferica, quella che appunto vede Dante e Virgilio che guardano a Filippo Argenti, questo bruto che nella vita aveva sempre fatto cose sbagliate, lo vedeva rimuginare nella melma, ha un grosso impatto secondo me. E sia l'immagine dell'opera che la canzone sono di impatto molto forte entrambe, la canzone sia il ritmo che comunque è molto veloce, molto ritmato, sia le parole, sia l'atteggiamento, sia appunto l'opera più ispirato, ti coinvolge. Sì, è vero. Poi anche con questi atteggiamenti un po' della canzone dubstep, veramente molto ritmata, ti fa anche salire tutta la crudeltà che ha avuto Filippo Argenti e che in questa canzone vuole rivendicarsi, cioè in Sì, maniera anche di denuncia. E poi. è un po' una risposta di Filippo Argenti a Dante. E invece, proprio traslando su alcune canzoni, quelle che ti hanno colpito di più di questo disco, quali sono? Allora, la canzone che mi ha colpito di più in assoluto, anche quella è la prima che ho ascoltato dell'album, ed è Chinatown. Ricordo che l'ho ascoltata la primissima volta, che ero a casa di una mia amica, ed eravamo insieme ad altre amiche e ci stavamo preparando per andare alla fiera del fumetto, che c'era quell'anno, e noi ci saremmo vestite in modo da fumetto. E questa amica qua, mentre ci truccava, aveva messo Caparezza, perché aveva appena preso l'album e voleva farcelo sentire. La prima canzone che aveva scelto era Chinatown, e ci ha un po', diciamo, coinvolto abbastanza questa canzone, e tuttora, quando la riascolto un po' mi ci ritrovo, non necessariamente per il disegno comunque, perché l'inchiostro ha diverse forme e può essere usato per tantissime cose, per scrivere, per disegnare, ed è una canzone che mi ha particolarmente colpito. Beh, Chinatown è anche molto romantica, appunto, è proprio, Sì. secondo me, è proprio un elogio che ha fatto lui appunto alla scrittura, sia appunto di testi, sia di canzoni, di romanzi, cioè è proprio, non so, è anche quella, oltre alla musica, oltre all'arte, è proprio il lasciar passare per far vedere a tantissime persone le emozioni, i racconti, e quindi cioè, secondo me è proprio un elogio voluto tantissimo da Caparezza. Sì, assolutamente.
assolutamente sì. E poi io vorrei un attimo concludere questo piccolo viaggio in queste canzoni che hanno ispirato tantissimo Caprezza, grazie all'arte, ad una canzone che è stata un tormentone perché la mettevano davvero in tantissime parti, che però è molto bella e rappresenta proprio, secondo me, anche come si è sentito l'artista che ha preso di riferimento, cioè Mika Van Gogh. Quella canzone lì è anche lì un po' come denuncia di una società che appunto ha sempre visto Van Gogh quando era vivo in una espressione completamente indifferente, dove non l'hanno calcolato praticamente nessuno, e invece poi vedersi durante gli anni che questo qua ha fatto la storia dei post-impressionisti, paragonato ad una società consumistica che non ha niente a che fare con lui e il suo spirito, ti lascia un attimo interdetto e anche un po' amareggiato. Ma trovo che è verissimo che quando è uscito l'album era ovunque questa canzone su tutte le radio, ed è giusto perché è una canzone di fatto molto bella. Ah beh, sì. Ma trovo che sia piaciuta molto alle persone, perché inconsciamente molti si ritrovavano in questa canzone, o forse ci era un modo di riflessione, perché comunque Van Gogh appunto era un artista che era molto sottovalutato ai suoi tempi, è morto nella miseria, e rivalutandolo ai posteri si evince come un artista invece che era molto valido, aveva molto talento. Facendo sì. Il paragone con, non lo so, con l'italiano medio che appunto è sempre attaccato allo smartphone, basato tutto molto sull'apparenza, secondo me molte persone hanno avuto un spunto di riflessione ascoltando. No, assolutamente, perché alla fine è proprio uno spaccato che crea Caprezza tra quella che era la società, ma anche le virtù e le impressioni che uno aveva in quel momento, paragonato poi ad una società così che invece è trasgressiva per i motivi sbagliati, dove appunto nessuno fa niente, tutti hanno il culo sul divano, però poi si credono i grandi artisti o comunque si credono chissà che, e poi vedere appunto persone che vivendo in altri anni invece si dovevano fare veramente il culo per raggiungere anche uno scopo che poi non avrebbe giovato alla propria salute sia economica e sia fisica, ma è proprio un sentimento che loro dovevano per forza sperimentare ed esprimere. Io la vedo un attimo così. Sì, assolutamente. Bene, bene, bene. Vi abbiamo accolto in questo piccolo viaggio tra le canzoni di Musica, l'album di Caprezza, e adesso chiudiamo un attimo le porte ringraziando tantissimo Rebecca Cardillo, grazie per essere stata con noi. Grazie mille a voi, grazie mille davvero tantissimo, e comunque complimenti davvero per tutto il lavoro che state facendo. Grazie mille, però non potrebbe essere concreto questo lavoro grazie a te, a quelli che ci seguono e a tutti quelli che ci supportano. Davvero ancora grazie a tutti. Qui di fianco a me ho la mia compagna di questa avventura, Barbara Basile, illustratrice, fashion designer e cofondatrice di Ya. Ciao a tutti. Adesso non siamo più soli, c'è anche lei che, come sapete bene, è con me in questo fantastico progetto, sia della radio sia in generale di Ya. Siamo veramente felici di portare avanti. Intanto, prima di incominciare, notiziona per tutti gli amanti dell'arte: giovedì 25 giugno, quindi domani alle ore 18, inauguriamo la mostra virtuale incentrata sulla musica. La mostra si chiama Cover, suoni dipinti, e vi aspettiamo sul sito youngartantes.com, su Instagram, Facebook e YouTube. Mi raccomando, seguitela, che ci saranno davvero tantissime novità, e poi è una mostra a cui ci teniamo veramente tanto, come alla fine tutte le altre. Puntatona speciale perché oggi è l'ultimo appuntamento di questo mese a tema musica, e parliamo di videoclip musicali. Quando un videoclip diventa arte? Secondo me è una cosa parecchio soggettiva rispetto al gusto, insomma, artistico che ha ognuno di noi. Anche se ci sono tantissimi esempi da fare, scommetto che anche voi che ci state ascoltando già vi sarà venuto in mente quel videoclip che avete visto e che vi è rimasto impresso. Un po' per la storia, un po' per magari il suo carattere appunto artistico, di impatto, di immagine. Io ci ho pensato parecchio, perché tanti sono i videoclip che ritengo videoclip non solo di musica ma di arte. Per esempio, uno dei primi a cui ho pensato, proprio senza la minima esitazione, è Black Hole Sun dei Soundgarden. Penso che
un po' tutti lo conosciate, insomma. È stato anche premiato come video artistico, insomma, per la sua importanza. Sì, ha ricevuto un premio come miglior metal hard rock video del 94, quindi insomma ha una storia tutta sua. Il video, per chi non l'avesse visto, comunque consiglio di vederlo, è diretto da Howard Greenhalg e prodotto da Megan Hollister. E ha un carattere del tutto surreale e apocalittico. Inizia con, poi non vi svelo se non l'avete visto, però giusto per farvi capire un po', inizia con un gruppo di bizzarri profeti che entrano in questa cittadina esemplare americana annunciando una fine del mondo. Lì incrociano un passante stupito, ma la sua smorfia è del tutto inumana, praticamente viene usato un escamotage grafico per cui occhi e bocca diventano assolutamente enormi e inumani, trasformando un po' quello che doveva essere semplicemente un video musicale in un vero e proprio incubo. Ed è per questa ragione che la prima volta che l'ho visto, che adesso non mi ricordo quando l'ho visto, ero una ragazzina, quindi io mi sono proprio spaventata e mi sono ripromessa di non rivederlo assolutamente mai più. E anch'io mi ricordo che era su MTV e io ero piccolino e faceva proprio impressione, perché erano con queste facce deformate, con il cielo rosso che preannuncia veramente la fine del mondo, e loro che suonano come se appunto lo sapessero già. No, è veramente anche molto interessante. Quando poi uno parla di videoclip musicali, di solito adesso si accompagna a questa voce al mondo del design, della moda, perché giustamente si parla anche di costumi, però possono diventare anche artistici anche questi. Io faccio riferimento a Hateful Love, una canzone dei Little Big, un gruppo russo che è iniziato appunto facendo hard bass, che poi si è evoluto facendo anche pop e tutto il resto, in cui i video sono veramente molto disturbanti, però graficamente puliti, fatti bene, magari con degli sfondi bianchi, con degli elementi che sono sempre in contrasto e ti fanno anche sentire a disagio. Tipo in questo video comunque ci sono tantissimi riferimenti al sesso, ma trattato in modo disgustoso, in modo provocatorio proprio per questo. Questo è proprio una loro caratteristica, perché in molti altri video li riconosci quasi prima dal video che dalla canzone. Cioè, sì, è assurda questa cosa. È vero, perché poi ogni video è proprio incentrato su questa connotazione disturbante, quasi igienica. Anche le ambientazioni, per dire, sono molto asettiche, se ci pensi, però esatto. Poi il soggetto raffigurato è sempre in qualche modo, come dicevi te, disturbante, ma allo stesso tempo è anche ogni volta che guardo un loro video sono wow, no? Cioè, ma come gli è venuto in mente? Per esempio, un altro gruppo che mi viene in mente pensando a loro sono i Die Antwoords. Ah sì, molto simili. Anche i video lì, tipo adesso mi viene in mente Banana Brain, che a livello di immagine pazzesco, è proprio un viaggio, sì assolutamente, quasi poi, da acido, no? Cioè proprio assurdo, che poi sono fatti bene però con un significato e delle espressioni artistiche che prendono anche molto riferimento. Un altro che aveva preso riferimento, stiamo parlando di un colosso nel senso dei Queen, che anche loro avevano fatto il video innuendo, dove praticamente il direttore del videoclip ha voluto imprimere nei quattro membri dei Queen delle raffigurazioni prese d'arte artistico, come Leonardo da Vinci, Picasso, Pollock, in modo tale che ognuno avesse una connotazione differente e anche il video avesse questa ispirazione. Per questo anche i video sono bellamente ispirati, non solo producono arte, a volte sono proprio dei veri omaggi. Esatto, adesso mi viene in mente, poi lo citeremo anche dopo, il video Country House dei Blur, che è stato girato proprio da un artista, da Damien Hirst. Esatto. Quindi insomma, video di un certo calibro, non solo musicale ma appunto artistico, che poi possono diventare anche benissimo video arte, perché che facendo riferimento, non so, ai Radiohead con No Surprises, che è un video arte, nel senso è proprio fatto a regola di video arte, con lui fermo, questa bacinella con l'acqua che sale mentre lui canta. È molto interessante. Sì, perché alla fine non accade praticamente niente, no, nel video, però è proprio forte per quella ragione lì. È l'emozione che ti dà. È un unico piano sequenza e tu sei che guardi e dici, oddio, cosa succederà dopo, no? Poi in realtà non succede assolutamente praticamente niente, se non alla fine quando lui riemerge, insomma, dopo essere stato sott'acqua. Sì, ma anche alla fine la videoarte è un po' così, come il Viola,
ma anche l'Abramovic, utilizzano sempre la massima per cui ogni frame, ogni frazione di secondo che io registro, quella è arte, come in un quadro alla fine. Esatto. Come anche nel mondo dell'animazione, prendo riferimento il fantastico video che poi è tratto dal film Yellow Submarine dei Beatles. Bellissimo. Ovvero Lucy in the Sky with Diamonds, in cui proprio vedi un'esplosione di colori, poi in quel momento dove appunto, anche parlando proprio per esperienza domestica, negli anni 50 vedere un video del genere pieno di colori così, anni 50, anni 60, dove i colori proprio esplodono, abituati ad una TV invece in bianco e nero, ha un effetto. Certo, beh, anticipavano anche quella che sarebbe stata poi la cultura hippie, assolutamente. Esatto, perché alla fine si fa moltissimo riferimento a sostanze psicotrope, allucinogeni. Sì. E appunto vedono protagonisti questi Beatles sempre più alle prese con questo mondo Pepperland. Il film è stupendo, dove ci sono delle canzoni appunto dei Beatles, diretto da George Dunning, e invece il designer e animatore è Heinz Endelman, che ha fatto un lavoro strabiliante. Adesso passando proprio a tutto un altro tipo di musica, di video, di videoclip, anche un'altra epoca, no? Alla fine, quando abbiamo deciso di fare questa puntata, ho pensato quali sono i videoclip appunto che mi hanno lasciato qualcosa, e insieme a Black Hole Sun mi è venuto in mente Bad Romance di Lady Gaga. Parliamo anche di altri anni, perché il video diretto da Francis Lawrence è del 2009. Questo video è caratterizzato da un'estetica cyber, senza dimenticare assolutamente il richiamo alla moda, perché tutti gli abiti sono stati realizzati dal grandissimo fashion designer Alexander McQueen, e questo video è stato eletto dalla rivista americana Billboard il miglior video degli anni 2000, quindi insomma un signor video. Sì, diciamo. Poi, che non è uno preso a caso. Esatto, esatto. Poi diciamo che Lady Gaga può piacere come non piacere, alla fine, come dicevo all'inizio, ognuno ha i suoi gusti rispetto a musica. Beh, rispetto... certo. Però diciamo che lei è sempre stata una molto scenografica, e non solo rispetto ai suoi videoclip. Per esempio, adesso mi viene in mente Telephone, che sì, è stato fatto featuring con Beyoncé, o anche il video di Judas, o You and I, insomma, è veramente infinita la lista. Sì, tutti, no, i suoi videoclip sono fantastici. E poi sono dei video fatti proprio a regola d'arte, nel senso con luci e tutto quanto, con un forte messaggio espresso attraverso sia i costumi, sia le scenografie, che ti fanno entrare nel mondo della canzone, ma soprattutto nella testa dell'artista che ha deciso di esprimersi attraverso un video, perché alla fine non viene concesso a tutti questa cosa, no, qua. No. E quindi è veramente importante poi introdurre quello che è il tuo messaggio. Allora, è stato veramente fantastico questo appuntamento insieme, grazie mille. Ma anche per me, anche adesso c'ho una voce, adesso io sono sempre in silenzio ad ascoltare tutti gli altri. Barbara invece adesso può anche parlare, ed è anche bravissima a farlo. Non esageriamo. Sei di parte, Lia. Un pochino. E grazie a tutti per averci seguito in questo mese all'insegna della musica, e grazie a quelli che ci supportano, che ci commentano e che ci hanno scaricato le puntate sul sito younghearthunters.com. Vi ricordiamo domani di sintonizzarvi sul sito per vedere la mostra cover Suoni Dipinti, ore 18, e comprare tanta arte giovane. Abbiamo iniziato promuovendo l'arte giovane, è la nostra missione, continueremo a farlo, ma serve l'aiuto di tutti voi. Quindi non dimenticate di supportare l'arte e i giovani artisti. Io sono sempre Lia, lei è sempre Barbara. Eccomi, ci tenevo a ringraziare tutti appunto per essere stati con noi, perché Lia Radio è un progetto nuovo, c'è un lavoro dietro pazzesco, e ci teniamo anche a ringraziare non solo tutti voi che siete stati, che, insomma, che ci avete ascoltato, che ci avete fatto compagnia, ma anche i nostri ospiti speciali, che sono stati a tutti quanti. Enrico Pescarolo, Nicolò Misrachi, Rebecca Cardillo. Senza di loro non ce l'avremmo fatta, come a voi non sentire la nostra bellissima voce. Che... Sì, oggi anche la mia. Esatto. Che ne dici, Barbara? Mettiamo un po' di musica? E musica sia!